Buona prima ragazzi, qui è Just History, siamo tornati con questo nuovissimo video. Come vedete oggi ho cambiato location un po' per variare, insomma, per questo Q&A. Allora, prima di iniziare con le domande che saranno più o meno 10-11, insomma, purtroppo non ho potuto rispondere a tutte, anzi vi ringrazio, me ne avete fatte veramente tantissime. Volevo ringraziarvi per i 4.000 iscritti, ormai li abbiamo superati anche, ma veramente grazie a tutti. Stiamo viaggiando ad altissimi livelli proprio, quindi dobbiamo continuare così per arrivare a 1 milione di iscritti entro la prossima settimana. Vabbè, a parte gli scherzi, comunque io direi di iniziare. Vi ricordo che potete già lasciare qua sotto nei commenti le domande per il prossimo Q&A, che non so quando uscirà. Mettete l'hashtag JustAsk, che così li trovo facilmente. E niente, quindi possiamo iniziare. Allora, iniziamo con tre domande che sono molto simili, o meglio, riguardano tutte e tre il mondo di YouTube. Quindi la prima è quella di Alessio Brandi, che chiede: pensi di continuare la carriera su YouTube? Se sì, pensi di iniziare il tuo lavoro in un futuro? Se no, che lavoro pensi di fare? Bella Giusta, saluto amministrativamente. Allora, intanto saluto te, poi Antonio Brandi, poi ci sono queste altre due domande di Gabriele Curcuruto: che stimolo hai trovato per cominciare, ma soprattutto per seguire la tua carriera su YouPorn e YouTube? Quando ti è venuta l'idea di aprire un canale, sei contento del percorso che stai facendo su YouTube? Questo è Alessio Fadi. Queste tre le ho messe, diciamo, tutte insieme perché riguardano più o meno il mio percorso su YouTube e quello che penso che diventerà. Allora, gli stimoli dove l'ho trovato? Sinceramente ho iniziato molto per gioco. Vi ripeto, il mio primo video è stato un video fatto col cellulare, questo cellulare qua proprio, di merda proprio, tutto mosso, vabbè, un pacco opening a cazzo di cane, insomma. E ho iniziato così per scherzo, ma all'inizio non mi si inculava nessuno, poi piano piano la gente ha cominciato a notarmi e a iscriversi e siamo arrivati a 4.000 iscritti. Dove ho trovato gli stimoli? Gli stimoli non ce l'ho avuti, cioè ho dato l'importanza che aveva YouTube, cioè non ho detto devo arrivare a 1.000 iscritti per esempio entro un mese, altrimenti chiudo. No, era comunque un passatempo, quindi ho detto dove vado, vado, l'importante è che mi diverto, che porto quello che mi piace fare su YouTube per farlo vedere, per condividere con gli altri, insomma. Non è che mi aspettavo grandissime cose. Da dove mi è venuta l'idea? Sinceramente non lo so, vedendo altra gente, insomma. Ma ho iniziato molto per gioco, intanto gli allarmi delle macchine, ma va bene. Ho iniziato molto per gioco, però alla fine è andata bene, quindi sono contento del mio percorso fatto fino adesso per rispondere sempre alla domanda di Alessio Fadi. Quindi sono contentissimo. Non mi pongo degli obiettivi, me l'avete chiesto, che obiettivo ti poni di raggiungere? Non mi pongo degli obiettivi, è ovvio, se io dico un obiettivo, magari 2 mesi fa il mio obiettivo era arrivare a 4.000 iscritti, adesso che ci sono arrivato, allora che dovevi fare? Dovevi smettere, invece no, io non ho obiettivi. Fin dove riesco ad arrivare io vado sempre avanti per la mia strada, senza curare di chi mi rompe i coglioni e quindi niente. Se penso che diventerà il mio lavoro, non lo so, lo spero ovviamente, ma chi è che non spera che YouTube diventi il lavoro, sinceramente? Nessuno credo. Secondo me è il lavoro più bello del mondo, cioè fare qualcosa che ti piace e guadagnare e riuscire a vivere con quello che guadagni da YouTube. Ovviamente adesso non è così. Spero che lo diventerà, altrimenti il lavoro comunque credo che sarà nel campo dei videogiochi, anche perché non so se lo sapete, ma io all'università che inizio a novembre, intanto mi casca il cellulare, andrò all'università che riguarda i videogame, quindi spero comunque di tenermi in quell'ambito per fare una cosa fatta bene, insomma. Prossima domanda: sei mai stato bocciato? No, per fortuna sono sempre andato bene. Anzi, ho appena finito la maturità, sono uscito con 95 centesimi. Modestamente, non mi voglio vantare, ma sono un fenomeno, ovviamente, però. Allora, prossima domanda: che serie pensi di fare? Che giochi ti attirano al momento in questo periodo che sono usciti non usciranno i nuovi oltre FIFA? Giovanni di prima ce lo chiede. Allora, me l'avete chiesto in molti. Ovviamente ho intenzione di ampliare il mio panorama videoludico che tratto sul canale. Non rimanere solo su FIFA, perché soprattutto adesso che arriverà l'estate, FIFA, tra diciamo un mese, proprio a dire tanto, sarà finito. Perché adesso ci sta il Team of the Tournament, poi le carte rosa e poi basta. Quindi FIFA sarà finito. Quindi intanto consigliatemi qua sotto che giochi portare. Sicuramente prenderò Black Ops 3, sicuro, perché ci sta anche Zombie, che io su Black Ops 1, Black Ops 2, le nerdate di 88 ore su Zombie, veramente eccezionale. Quindi là mi nerderò come un porco e porterò sicuramente sul canale. Poi per il resto consigliatemi qua sotto, magari tipo giochi tipo Agar.io, anzi ditemi se volete Agar.io, visto che l'hanno portato tutti, magari se vi gusta lo porto anch'io. Altra domanda: se ti dicessero che puoi passare una giornata intera con un calciatore, quale sceglieresti e perché? Probabilmente sceglierei Messi, perché non voglio aprire flame, polemiche varie, comunque lo reputo il più forte al mondo, almeno in real life, per quanto riguarda FIFA no, però in real life assolutamente sì, e poi perché ha avuto una storia molto travagliata, una vita abbastanza travagliata, come avete visto dal video 10 cose che non sai di Lionel Messi, se l'avete visto ve lo lascio, lo trovate sul canale, insomma tanto mi dimenticherò di linkarlo sicuro. Quindi vorrei passarla con lui proprio per farmi raccontare come ha vissuto la sua infanzia, che è stata abbastanza complessa, e
dal punto di vista della sua salute, insomma. Quindi la passerei sicuramente con lui. Prossima domanda. Le cotolette vengono prima? Cosa scrivi? Passiamo. Allora, la tua curva più grande, stimo Forza Lazio. Forza Lazio innanzitutto. La mia curva più grande. Allora, secondo me adesso che lo dico vi metterete a ridere, però secondo me è così. Cioè, per me è questa la mia paura. Cioè, mettermi di notte a guardare il cielo. Perché veramente mi immagino, molti dicono, ah che bello il cielo stellato. No, a me mi fa cagare addosso. Perché uno guarda il cielo e si immagina quanto può essere esteso e quanto sei microscopico te. Cioè, qualsiasi cosa, cioè, potessi essere distrutto da un momento all'altro. Lo so che è abbastanza stupida come cosa, però è così, è così. E questa è la mia paura più grande. Allora, altra domanda. Se fossi un miliardario, quale sarebbe la prima cosa che compreresti? Questa è una bella domanda. Se fossi un miliardario, allora, intanto non lo so, sinceramente. Mo forse una macchina, una Ferrari, che ne so, una Ferrari F430, che mi è sempre piaciuta, anche se ormai non è l'ultimo modello, però mi è sempre piaciuta. Pure, non lo so, forse è una bella macchina, non lo so, Lamborghini, Porsche, Ferrari, a voglia, a te quante ce ne stanno. Non lo so, probabilmente credo di sì, oppure mi farei un bel viaggio. Ecco, andrei sicuramente in America, mi farei, ecco, la cosa che farei per prima, se fossi un miliardario, mi farei tutto il tour degli Stati Uniti, che ho sempre voluto farlo. Altra domanda, come ti sei sentito il 26 maggio 2013, dopo la Coppa in fascia? È troppo bene, stavo tipo qua, proprio in questa stanza, a vedere la partita, e ho spaccato tutto, ho tirato un calcio contro il mobile, mi sono pure fatto male, però... Dettagli, mi sono sentito ovviamente bene. È stata una grande vittoria. Pezzi, questa qua la domanda già l'ho letta. Allora, enigma che mi chiede: Zappadoro o Fruttarolo? Io direi assolutamente Fruttarolo, perché il posto di Zappadoro è già occupato da te. Vabbè, a parte gli scherzi, Enigma è un grande youtuber che ho conosciuto proprio con la partita di calcetto che abbiamo fatto a Roma, che uscirà probabilmente sul canale Zlatan, visto che lui ha tutti i video e monterà qualcosa di carino. Quindi uscirà, viaggerà nella sua pagina Facebook, se riesco a parlare. Quindi se non avete messo mi piace, andate in descrizione, mettetelo. E adesso la domanda più importante di questo Q&A. Ci vuole concentrazione, non è da sottovalutare, anche se la mia risposta già ce l'ho ed è senza dubbio proprio. Allora, il mio grafico, Mars, che come al solito trovate in descrizione, mi dimentico sempre di citarlo, Oraccio. Comunque mi chiede: tette o culo? Allora, qui bisogna posare il cellulare, proprio una riflessione profonda, ma la risposta già ce l'ho. Ovviamente culo. Direi che non ci sono assolutamente pareri. Una ragazza può essere bella anche se ha un bel culo, ma non ha tette. Mentre il contrario, direi proprio di no. Comunque ragazzi, questo Q&A è finito. Io vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace. Spero che non sia venuto troppo lungo. Non so da quanto sto registrando, perché il computer è lì e non ho visto un cazzo. Vi invito a lasciare un bel mi piace. Cerchiamo di arrivare a 150 mi piace. Vi ripeto, lasciatemi le domande per il prossimo Q&A qua sotto nei commenti. E niente, passate tutti i link in descrizione. Crediti, cazzo e mazzi, vino dei palazzi. E niente, ci vediamo alla prossima, vi ringrazio come sempre per la visione, ancora grazie dei 4.000 iscritti, ciao a tutti!